Abbiamo passato degli anni, dei momenti molto, molto critici, che purtroppo hanno fatto chiudere moltissime attività. Il presidente provinciale della Confesercenti di Livorno fa il punto sulle attività commerciali in città. Ci sono dei dati. Dal 2019 al 2022 un 3,5% di attività ha chiuso e un 4% è legato alla ristorazione. La pandemia ha tagliato le gambe al commercio, il centro storico però resta un punto strategico per la città ed è attesa la riqualificazione dell'area mercatale. Aspettiamo veramente con molto interesse l'inizio dei lavori. Si parla del Buontalenti, del Mercato Centrale e di Piazza Cavallotti. E quindi anche tutti i negozi che poi insistono nell'area saranno privilegiati da quest' apporto di bellezza, di riqualificazione del centro. Per rendere il commercio più stabile, Confesercenti ha chiesto all'amministrazione di non concedere in centro nuove aree di apertura alla media e grande distribuzione nel settore alimentare. Tutti i generi alimentari sono venduti qui nel mercato centrale. Sarebbe una concorrenza sleale, diciamo, ecco, perché la grande distribuzione veramente ha dei prezzi che il piccolo non può sostenere.